Oggi parliamo dell'associazione Alzaia Onlus del Centro Antiviolenza Sostegno Donne, una realtà importante presente a Taranto dal 2007, attivo il Centro Antiviolenza Sostegno Donna dal 2008. Cercheremo di capire come è possibile entrare in contatto per chi si sente vittima di violenza. Ovviamente il centro si riferisce principalmente alle donne ma anche ai minori. Noi sappiamo che la violenza purtroppo è un fenomeno in forte crescita e molto c'è di sommerso, molte sono le persone vittime di violenza, soprattutto donne e bambini, anche se di recente si parla di una violenza al maschile, magari cercheremo di capire anche questo aspetto, che vivono il proprio status, quello di vivere questa lesione fisica e psicologica chiuse fra le quattro mura domestiche. Qui con me a parlare dell'associazione Alzaia Onlus la dottoressa Francesca Dragonetti, psicologa appunto presente come volontaria e come assistente all'interno del Centro Antiviolenza Donna. Buongiorno. Esatto, buongiorno. Allora, parliamo dell'associazione Alzaia, cerchiamo di far capire innanzitutto come opera sul nostro territorio un'equipe di professionisti esperti, dalla psicologa che è qui con noi questa mattina, all'avvocato che quindi garantisce consulenza legale gratuita, all'assistente sociale, insomma un'equipe di professionisti che permette a chi si rivolge al centro e ritiene essere purtroppo vittima di violenza di poter uscire da questa situazione di oppressione o comunque predisporre un cammino che è quello appunto della liberazione. Che cosa possiamo dire innanzitutto, come si muove sul territorio Alzaia Onlus, quante sono le richieste di aiuto che nel corso di un anno comunque avete come associazione? Allora, l'associazione Alzaia nasce nel 2007 al fine di offrire un supporto a tutte le donne e minori vittime di violenza, maltrattamento, abusi di ogni genere. Agisce sul territorio attraverso l'ascolto telefonico, i colloqui d'accoglienza e la consulenza sociale, legale e psicologico. Diciamo che le donne che si presentano al nostro centro sono soltanto una bassissima percentuale delle donne che invece subiscono quotidianamente violenza. Si parla di diversi tipi di violenza, naturalmente, dalla violenza fisica alla violenza psicologica, abbiamo anche una violenza economica, è l'attualissimo stalking, diciamo, attualissimo per la legge del 2009. Riguarda le diverse forme di violenza, le diceva la violenza fisica, vabbè, quella che è poi più visibile, quella diretta, quella che si riesce ad vedere anche all'occhio nudo, no? Però la violenza psicologica, io credo, proprio lei che è una psicologa, è quella più lesiva, perché poi colpisce nell'animo, umilia profondamente una persona. E allora che cosa si può fare, che cosa consigliate voi a livello proprio di terapia per uscire fuori da questa situazione? Allora, innanzitutto non vi è violenza fisica senza che ve ne sia una psicologica. La violenza psicologica è sicuramente lesiva e distruttiva, proprio a livello psicologico, anche perché è destabilizzante, è anche spersonalizzante a volte, ma l'aspetto più problematico è il fatto, è la difficoltà nel riconoscere di aver realmente subito una violenza, mentre la violenza fisica è appunto, come diceva, visibile, quindi gli effetti su uno immediati, la violenza psicologica ha degli effetti più a lungo termine, quindi per questo anche più dannosi, e meno riconoscibili. Proprio per questo. Naturalmente vi è tutto un percorso e il percorso di fuoriuscita dalla violenza è molto lungo. Noi come operatrici nel sociale possiamo soltanto aiutare, mai sostituirci a loro, perché sarebbe un'ulteriore forma di violenza per queste donne. E quindi aiutiamo queste donne a riappropriarsi del proprio senso di dignità, di autonomia e di rispetto per loro stesse. Ecco, lei parlava, oltre della violenza fisica, quella psicologica, anche della violenza da lavoro. Insomma, questo è un nuovo fenomeno che rientra all'interno di quella vasta tipologia, potremmo definire, di violenza, quella di lavoro che si verifica sul posto di lavoro, che prende il nome di mobbing, che tra l'altro non è ancora reato come lo stalking, che adesso invece è perseguibile penalmente perché è riconosciuto tale all'interno del nostro codice penale del 42. Quanta incidenza c'è di questa forma di violenza, quella da mobbing?
Beh, è un fenomeno sicuramente anche questo molto, molto presente. E per il fatto di non essere ancora appunto legge, è anche questo poco riconoscibile, però ha comunque degli effetti dannosi, no? Anche proprio, come dicevo, per il senso proprio della propria dignità e del rispetto che è poi nel diritto di ognuno di noi. Certo, è poco riconoscibile e difficile da far anche da dimostrare, no? Perché non essendoci una norma come invece è presente nel nostro codice per il reato di stalking, ovviamente la dimostrazione anche ai fini giuridici legali è più difficile, però è pur sempre una lesione, quella che poi nasce nella propria sfera personale, nella difficoltà essere, di stare in perfetta forma, anche soprattutto psicologica, certo, e lavorativa sul proprio posto di lavoro. Quindi benvengano riflessioni di questo tipo. Cosa diversa invece è lo stalking, no? Quel reato, quei comportamenti che perseguitano una persona per tanto tempo, di cui l'importanza del riconoscimento, anche se siamo ancora molto lontani, possiamo così dire, perché la legge c'è, le forze dell'ordine ci sono, però poi si verificano quei tremendi fatti di cronaca, morte anche di donne perseguitate che avevano denunciato più volte il loro aguzzino, la persona che comunque tormentava la propria vita, e quindi questo poi mette in evidenza un meccanismo difficile, perché se ne può parlare, però è tutto il circuito che deve emergere da questa situazione. Spesso manca la possibilità di dimostrare di subire realmente questo tipo di molestie, perché si tratta di molestie assillanti. Il molestatore assillante è colui che mette in atto appunto un tipo di stalking a due direzioni, tramite contatti diretti, quindi appostamenti sotto casa, continue presenze dappertutto, oppure tramite messaggi, quindi il fatto di trasferire tramite lettere, telefonate, i propri stati amorosi, di rancore o addirittura di odio. Ecco, dottoressa Dragonetti, parlavamo della violenza, no? Tipicamente subita da donne, dal gentil sesso, comunque dai minori, però si diceva negli ultimi tempi sono sempre di più gli uomini che dichiarano e denunciano di essere vittima di stalking, quindi significa che qualcosa sta cambiando nella nostra società. Lei che cosa, da psicologa, che cosa ci può dire? Beh, sicuramente lo stalker è, diciamo, rappresenta un profilo psicologico di una persona che ha bisogno comunque di una dipendenza relazionale ed emotiva, che poi trova le sue radici in esperienze precoci infantili, addirittura nel rapporto di Ade, quindi madre e bambino. Naturalmente, ecco, lo stalker può essere un uomo come può essere anche una donna, però statisticamente è poco significativa la figura dello stalker donna rispetto a uno stalker uomo. Quindi in percentuale sono molti di più gli uomini? Sì, sono di solito ex conviventi, ex mariti, ex fidanzati che non sopportano l'idea della rottura, esatto, della separazione. E al centro antiviolenza donna quante donne appunto si rivolgono? A livello proprio funziona? Effettivamente si sentono protette anche da questo punto di vista? Allora, fermo restando, come abbiamo detto, il sommerso è tantissimo, attualmente noi seguiamo una quarantina di casi, il che è abbastanza significativo. Per lo più sono donne che hanno un'età media di 40 anni e per lo più, ecco, sono coniugate, quindi questo è un dato molto significativo. Eh sì, perché se ci soffermiamo sull'età, mi veniva da fare questo ragionamento immediato, donne di circa 40 anni, donne che probabilmente hanno vissuto fra le quattro mura domestiche una vita fatta anche, no, di soprusi, di vessazioni, di umiliazioni, che finalmente prendono coscienza del proprio status e dicono basta, adesso io mi rivolgo a qualcuno, mi faccio aiutare, ho bisogno di un'assistenza psicologica, di un'assistenza legale. Magari si tratta di donne che non hanno un proprio posto di lavoro, quindi non hanno la possibilità economica di poter, insomma, agire in maniera indipendente, e che poi è proprio questo, no, l'aspetto più lesivo, sottile
della violenza. Esatto, la cosiddetta violenza economica. La cosiddetta violenza economica, perché poi si agisce sapendo che lì dove una persona, una donna in questo caso, non ha una propria indipendenza, non può ribellarsi a questa situazione che ormai esatto. diventa stereotipata. Quindi ben vengano, io lo dico, è importante, associazioni presenti sul territorio come Alzaia, ma ce ne sono anche altre, per esempio noi ascoltiamo anche le dottoresse che operano all'interno dell'associazione ETRA, che svolgono questo lavoro, quello di sostegno appunto alla donna. Certo, sì sì, ci sono altri sportelli, noi come centro antiviolenza siamo l'unico per il momento a Taranto, abbiamo una convenzione con l'ASL e stiamo cercando ecco, di ottenere anche una convenzione con il comune, quindi di creare una rete intorno, perché è molto importante ecco, la presenza di queste istituzioni all'interno di un fenomeno così problematico come la violenza. Ecco, torna sempre questa parola, mi viene da sorridere, creare una rete, perché è una parola molto diffusa, si utilizza tantissimo, la si utilizza un po' in diversi ambiti e poi effettivamente è così, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Per creare sistema, per produrre poi dei risultati sul territorio, è importante che le associazioni siano presenti, esatto. attive, ma che anche le istituzioni, quelle ovviamente competenti in questo caso, facciano la loro, perché sennò non si va da nessuna parte, ci vogliono anche fondi da un punto di vista economico. C'è stato un momento, per esempio, come associazione che vi siete sentiti un po' abbandonati a voi stesse, come donne, dico, visto che sono tutte donne. Esatto, siamo donne e altre donne. Sì, in molti momenti ci siamo sentiti abbandonati in questo senso, però ecco, la nostra motivazione era talmente forte che ci siamo sempre fatte forza l'un l'altra. Questo è molto importante. Obiettivi futuri, vi piacerebbe insomma creare qualcosa all'interno del vostro centro come associazione? Ecco, allora innanzitutto come associazione continueremo nei nostri progetti di informazione, sensibilizzazione e prevenzione soprattutto nelle scuole, perché è importante intervenire proprio con i giovani, e abbiamo intenzione anche di creare magari dei laboratori per le donne che sono riuscite a vincere la loro battaglia contro la violenza, il che è un messaggio positivo anche per altre donne, quindi dei laboratori creativi, cioè trasformare la propria esperienza in un'azione creativa, e questo è molto veramente utile. Al momento è difficile entrare nelle scuole. Per parlare di questi fenomeni, ovviamente. È difficile entrare nelle scuole. Veramente la cosa che colpisce ultimamente è l'interesse, almeno personalmente sto notando veramente una motivazione forte proprio che parte dai ragazzi, sempre più ragazzi sono interessati a questo fenomeno, sono sensibili a questo fenomeno, forse perché se ne parla tanto e perché coinvolge spesso e volentieri, come negli ultimi fatti di cronaca recente, i ragazzi. E le stesse famiglie, perché magari poi tornano a casa e si trovano a vivere delle situazioni familiari che sono poi quelle che insomma abbiamo raccontato in questo nostro spazio, no? Magari ecco, un ragazzo è più motivato ad ascoltare anche per capire a chi mi posso rivolgere, esatto. Questo è importante, perché molto spesso se ne parla, però poi di fatto non si sa a chi ci si può rivolgere per avere anche semplicemente un dialogo con una persona che non sia poi una persona qualunque, perché qui parliamo di un'equipe di professionisti, sì. C'è la psicologa, c'è il legale. Quanto è importante una consulenza legale? Molto spesso ci vogliono anche molti fondi, i soldi da un punto di vista economico per avere insomma una consulenza, quindi ben vengano realtà di questo tipo. E poi le volevo chiedere con un'ultima domanda: in genere chi è vittima di violenza? È una persona che a sua volta da bambina ha vissuto situazioni di violenza? Chi fa violenza è una persona che a sua volta da bambina ha vissuto situazioni di violenza? È esatto. vero? Sì, è vero. Purtroppo è un copione che spesso si ripete, perché dobbiamo dire che la violenza assistita ha un effetto devastante quanto la violenza subita. D'altronde un bambino è come un piccolo bicchiere, no? Che non può contenere tutta l'acqua versata dai genitori. Quindi la violenza assistita è veramente dannosa, e il fatto di aver assistito, il fatto di aver vissuto sulla propria pelle esperienze di violenza e il fatto di aver osservato una modalità relazionale, familiare, di tipo violento, può portare successivamente ad esserne autori.
E questo è veramente brutto e drammatico. Ovviamente il nostro invito in questo spazio che volge al termine è denunciate, perché le forze dell'ordine ci sono le associazioni che operano sul territorio, insomma dite la vostra, non è la normalità, la violenza purtroppo non è la normalità, a volte ci si abitua, invece il nostro appello, il nostro invito come organi di informazione è ad far sentire la propria voce, esprimere il proprio malessere, ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarvi.